Bentornati cerchi di scuola del pianeta, sono sempre Victor Laszlo 88 e questo è Best and Worst. Oggi puntata relativamente più breve rispetto al solito perché gli ultimi Best and Worst sono durati abbastanza. Io e la mia solita capacità di sintesi. Sì, esatto, la capacità che non ho. In questo caso voglio parlare delle aspettative che si hanno sulla carta circa Now You See Me 2, seguito del precedente Now You See Me. Ma non mi dire! Quindi bella ragazzi, iniziamo subito con i Best! Personalmente non mi piacque moltissimo il primo Now You See Me, avevo trovato un film abbastanza scialbo, però so che a tantissimi invece era piaciuto e infatti non aveva incassato affatto male, altrimenti non avrebbero realizzato questo seguito. Ma anche cercando di guardare a questo film in maniera obiettiva, senza pensare al fatto che a me il primo non era piaciuto particolarmente, non è che abbia trovato moltissimi lati positivi, almeno sulla carta. Giusto un paio. Il primo best riguarda il fatto che la trama sembra essere molto più interessante rispetto a quella del primo film. In quel caso il plot si era rivelato abbastanza debole, nonostante il twist che cercava di dare una svolta al tutto, e nel complesso il film ne usciva un po' con le ossa rotte dal punto di vista narrativo. Ma il fatto che questo seguito sia strettamente collegato al suo predecessore, e non è affatto una cosa scontata visto che avrebbero tranquillamente potuto creare un seguito che non c'entrasse moltissimo con il precedente, mi fa pensare che potremmo trovarci di fronte ad un film più interessante che in generale intrattenga di più rispetto al primo capitolo. Da quello che è stato mostrato nei trailer e nelle clip, sembra che i Cavalieri questa volta avranno a che fare con una vera e propria minaccia, forse legata ad una vendetta, ma non ne sono sicuro. Ammetto che molto spesso io evito di informarmi in maniera specifica sui film che guardo perché mi piace la sorpresa, quindi ho reperito le informazioni principali più importanti senza andare però troppo a fondo per quanto riguarda la trama, perché chissà che andando a vederlo al buio non rimanga stupito e sorpreso. D'altronde la speranza è l'ultima a morire, no? Il secondo e ultimo best riguarda la presenza in particolare di un attore. Sì, perché mi fa piacere vedere grandi attori che erano presenti anche nel primo film, come ad esempio Woody Harrelson, Jesse Eisenberg e Mark Ruffalo. Ma sono anche contentissimo che abbiano introdotto Daniel Radcliffe. Da una parte la presenza di Radcliffe mi soddisfa, perché sono contento che continui a lavorare anche dopo la conclusione della saga di Harry Potter, dal momento che quello era un ruolo talmente iconico che il povero Daniel rischiava di rimanere intrappolato e di non lavorare più dopo la conclusione della saga cinematografica, come spesso purtroppo succede ad altri attori che vanno ad interpretare ruoli che sono così tanto ingombranti, e ha già ampiamente dimostrato di poter lavorare anche senza essere legato al maghetto più famoso del mondo e di saperlo fare pure bene per giunta. Dall'altra mi fa sorridere il fatto che Daniel Radcliffe torni a interpretare un ruolo che abbia a che fare con la magia, anche se in senso meno stretto che in Harry Potter, e non credo che la scelta di questo specifico attore per questo ruolo sia stata casuale. Possiamo infatti intenderla come un gigantesco easter egg e un giuoco con i fan della saga di Harry Potter, che probabilmente andranno a vedere in massa questo Now You See Me 2 solo per vedere di nuovo Daniel Radcliffe alle prese con la magia. Volpacchioni furbotti dei produttori. Ma scherzi a parte, io sono contento di vedere Daniel Radcliffe in questo film perché lo considero un ottimo attore e chissà che non riesca ad aggiungere valore ad una pellicola che sulla carta presenta qualche spunto interessante, ma anche diversi spunti che non è che mi facciano impazzire. E a questo proposito, visto che abbiamo appena visto i best, direi di spostarci negli altri cavernosi malodoranti di Worst. Dunque, il primo worst riguarda il nome del regista che ha diretto il film, ovvero John M. Chu. Ma per quale motivo il povero John M. Chu, che a me non ha fatto assolutamente niente, dovrebbe rappresentare un worst per quanto riguarda questo Now You See Me 2? Beh, perché molto semplicemente i film che ha diretto in passato non sono esattamente il massimo. Mi riferisco a filmetti più o meno innocui come Step Up 2 e Step Up 3D, o a film decisamente più inquietanti come Gem e le Hologram, pellicola che non so neanche se da noi sia arrivata e se mai arriverà sicuramente non al cinema, e che è stata massacrata dalla critica di mezzo mondo e infatti non ha lasciato grandi tracce. Ah sì, giusto, ha anche diretto G.I. Joe 2 La Vendetta, che non era proprio il massimo. Quindi capite bene che se a molti come me non era andato a genio il primo Now You See Me, che pure era diretto a Louis de Terrier, che per quanto riguarda la regia aveva fatto un lavoro più o meno discreto, John M. Chu non sia esattamente un regista che ispiri fiducia. Per l'amor del cielo, la regia in blockbuster come questo poi è relativa, perché alla fine non sono quasi mai diretti male. Spero solo che Chu riesca a fare il suo dovere senza portarsi dietro quell'aura da
da filmetto inutile che sembra trascinarsi dietro in ogni pellicola che dirige, perché credo che questo sia il film più interessante sulla carta che è stato affidato a giudicare dagli altri. Ma naturalmente non voglio partire prevenuto, e queste sono solo speculazioni, come accade sempre quando si parla di best and worst. Chissà che magari Chu non riesca a stupirci, a tirare in ballo una verve dal punto di vista registico che rende il film più interessante di quanto non possa sembrare. Un altro worst, e questo ammetto che è molto personale perché rappresenta più che altro una mia paura, è relativo alla presenza di Jesse Eisenberg nel cast. Sì, lo so perfettamente che Eisenberg era anche tra i protagonisti del primo Now You See Me, che quindi era fondamentale in questo seguito. Il punto è che già lì non mi aveva detto niente di che, e io considero Eisenberg un bravo attore. Il problema è che ultimamente lo abbiamo visto in Batman e Superman e diciamo che non è stato esattamente bravissimo, il suo ruolo era abbastanza idiota, mi riferisco a quello di Lex Luthor. Pare che in Caffè Society Woody Allen non sia stato particolarmente bravo, e che anzi Kristen Stewart sia risultata decisamente più capace di lui, e quindi non vorrei che questo ruolo in Noi Siamo i Due sia scialbo e che quindi faccia sembrare Eisenberg un attore in discesa. Certo, mi rendo conto che ad alcuni questo discorso possa sembrare stupido, ma vi faccio notare che la carriera di un attore è sempre appesa ad un film, dal momento che bastano due o tre ruoli non particolarmente felici per far pensare ai produttori che magari l'insuccesso del dato film sia colpa dell'attore in questione, che non viene più seguito dal pubblico, che ha perso il suo fascino, la sua verve, l'interesse che creava negli spettatori, ed è un attimo passare dalle stelle alle stalle. Mi dispiacerebbe se succedesse a Jesse Eisenberg. Spero pertanto che abbiano dato la possibilità ad Eisenberg di esprimersi e quantomeno di risultare un personaggio accattivante, in modo da non fargli collezionare un flop. Poi molto probabilmente sono solo paranoie mie, dal momento che Eisenberg tuttora è molto amato dal pubblico, però non si sa mai. Infine, l'ultimo worst riguarda una cosa che ho notato non essere solo a pensare. Ho parlato con molte persone che mi hanno detto praticamente le stesse cose, e ho letto in giro articoli anche su vari siti che parlavano di questo sequel, additandolo come un sequel potenzialmente inutile, e io sinceramente sono d'accordo. Sulla carta questo Now You See Me non sembra particolarmente sensato, sebbene, come ha detto Best, la trama in sé non sembri niente male. Però il punto è che già il primo film era andato bene, però non è che avesse totalizzato chissà quali grandi apprezzamenti da parte della critica. Quindi, che senso ha realizzarne un seguito? Oltre alla voglia di spremere il brand come un limone per fare soldi, intendo. È che sinceramente Now You See Me 2 sembra un film realizzato esclusivamente per sfruttare il titolo del film precedente e portare altra gente in sala. Hanno inserito Daniel Radcliffe, ancora una volta, il mondo della magia, anche se è una magia fittizia, per attirare gente, e già questo espediente fa capire che avevano bisogno di attirare gente, di cercare di dare qualcosa di nuovo, che non è qualcosa di nuovo dal punto di vista narrativo, ma qualcosa che c'entra con elementi che sono esterni al film, quindi il nome dell'attore, il contesto del ruolo famoso che era stato chiamato a interpretare in diversi film precedentemente, che si ricollega per il fatto della magia a questo. Quindi capite che, non so, per ora la trama può sembrare interessante, ci sono alcune cose che sicuramente mi solluccheranno, ma non lo vedo particolarmente utile. Ma sia chiaro che sono pronto ad andare in sala e farmi smentire. In fondo, se il film si rivelasse essere interessante, io ne sarei solo contento. Quindi, queste erano le best e worst relative a Now You See Me 2. Come al solito, venite a scrivere un commento qui sotto se è stato corretto, se è stato d'accordo, se è stato d'accordo, se non sei d'accordo, perché non sei d'accordo, così creiamo la solita discussione. E se ne avete, potete scrivermi uno più best o worst che magari mi sono perso per strada per vari motivi, che invece voi avete individuato. Come al solito vi abbraccio, grazie mille per aver seguito fin qui, sentite il calore della scella che vi pervado, oggi ho voglia di abbracciare ancora più del solito. Io spero troppo, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.